materia nobile e strana, non è più terra e carne non è ancora. Così recita una frase dello scrittore Santucci e ogni volta che lavoro con il legno me ne rendo conto. Sperimento nella mia quotidianità fatta di mani, cuore e mente la fusione di esperienza antica e creatività moderna. Mi chiamo Claudio Rinaldi, per tutti Rino. Vivo in un paese nel cuore dell'Italia, tra mare e collina, dove la cultura artigiana ha fatto storia. Ancona. Il mio lavoro è ogni giorno connesso con questo territorio, dal quale traggo energia e al quale ho l'obiettivo di restituire l'amore per l'artigianato. Fin da piccolo la mia passione è stata il legno. Per un falegname l'emozione più grande si sprigiona proprio dall'osservazione della materia mentre si trasforma in oggetto, sentirne il profumo, ammirarne la texture. Ogni giorno cerco di unire tecniche antiche come l'incisione, la serigrafia e la levigatura con le nuove tecniche digitali, perché credo molto in questa inedita combinazione, capace di dar forma a una nuova generazione di artigiani e una nuova cultura dell'handmade in Italy. Creare è dare forma al proprio destino. È questa convinzione che mi ha spinto ad aprire, proprio in questa città, il primo Fab Lab delle Marche, la Rinoteca di Ancona. Il contatto con la materia, la sua percezione, i suoi odori e i suoi sapori, sono la base per il percorso di un artigiano nel processo creativo. Sono elementi che, nonostante il subentrare del digitale, hanno ancora importanza per i giovani. Da sempre ho inseguito il sogno di conferire ad un prodotto artigianale la valenza di un'opera d'arte. Così è nata la Rinosfera, una sperimentazione creatasi dall'incontro tra linee rette e linee curve. Che cos'è l'arte? È sicuramente qualcosa che ha origine dentro di sé, ma anche incontro con altre menti, è scambio, confronto. Due sono le fonti di energia quotidiana per la mia vita. Il legno, che dà corpo ai miei pensieri, e i volti degli altri maker, osservarli soddisfatti mentre danno vita a qualcosa di nuovo. Sono sensazioni meravigliose di cui questo luogo è intriso. Vecchio e nuovo. Legno e bike. Tradizione e tecnologia. Passione antica e determinazione quotidiana. Sogni e futuro.